fatto foto da sempre, praticamente con macchine prima più modeste e poi pian piano più semiprofessionali, finché sono arrivato a questa Canon digitale. Io sin da piccolo ho sempre amato viaggiare e poi è chiaro che poi è venuto da sé il fatto, l'esigenza di fare delle foto per immortalare personaggi, luoghi, panorami, eccetera. Devo pianificare, devo progettare un viaggio, la molla che mi spinge principalmente è la curiosità per le culture del posto. Poi fra l'altro io, parlando anche alcune lingue, mi trovo anche abbastanza facilitato nel cercare di contattare la gente del posto, anche perché ove trattasi di lingue a me sconosciute cerco di imparare anche qualche parola della lingua del posto, proprio per poter entrare in sintonia con la gente del posto. Cerco di entrare un po' nella cultura e nelle tradizioni della gente del posto, cerco di, anzitutto con un atteggiamento di rispetto, verso la cultura di chi mi ospita, e poi in quanto alla reticenza, diciamo che forse dove ho più trovato reticenze è stato in Tanzania, dove c'erano dei gruppi di ragazzi, di scolari, di studenti che erano resti a farsi fotografare. Infatti ogni volta che buttavo la macchina fotografica scappavano. Ma in genere cerco di fotografare o monumenti o panorami o anche personaggi che un po' mi colpiscono, vedendoli magari tipici del posto. In genere io do preponderanza ai panorami, e specialmente a quelli montani, in quanto io amo la montagna. Non mi pongo dei limiti, quello che mi piace fotografare cerco di fotografarlo. Naturalmente in certi paesi, come mi è successo in Iran, spesso domandavo se era possibile fotografare onde evitare di incorrere in problemi piuttosto spiacevoli. Principalmente, come dicevo poc'anzi, la curiosità di immortalare delle immagini di personaggi o di panorami che poi magari riguardandoli a casa poi mi ricordo e mi fanno continuare a sognare. Nei miei viaggi in genere con il digitale, che erano viaggi in genere sui 40, 42, 43 giorni, ne ho scattato in genere sulle 2000 foto, mentre quando era l'analogica in genere facevo un 5-600. Le migliori faccio delle stampe e faccio anche delle mostre all'occorrenza, ma in genere sono un'esigua minoranza. In genere su un 2000 ne prendo magari un 30, 32, 34 da sviluppare. Un grande spirito di adattamento sia su tutti gli aspetti di relazioni umane, sotto l'aspetto gastronomico, su tutti gli aspetti, essere pronti a tutte le evenienze e saperle gestire con un minimo di buon senso. Io mi sono trovato in varie situazioni, anche a volte pericolose, però sono riuscito a uscirne abbastanza bene, mantenendo un atteggiamento di calma e di dialogo con i locali. Ho avuto anzi delle esperienze umane notevoli che ricorderò penso per sempre.